Buonasera a tutti, stasera una live più o meno abbastanza rapida ma intensa. Ci è arrivato un prodotto da unboxare, un microfono USB di un'azienda abbastanza diciamo conosciuta ma non sui microfoni. Si tratta di un microfono USB della Techelx. E quindi a breve partiremo con l'unboxing. Seguirà dopo l'unboxing anche un rapido test, andremo a testare il microfono e faremo una comparativa con il microfono più famoso, il Fifine. Abbiamo un follower giapponese, purtroppo I don't speak Japanese. But welcome in any way, if you can understand me. E ancora pochi secondi, un minuto e 47-46. Abbiamo qualcuno che ci sta trollando, che ci ha appena scritto perché non parli cinese. Complimenti, complimenti. Ti funziona bene Google? Google Translate, ma funziona anche a me, come vedi. Se volevi testare le mie capacità informatiche, vedi che sono un vecchio lupo di mare, ho 20 anni di esperienza, per cui insomma... Però ho confuso il kanji con il cinese, comunque. Grande, grande, bella, bella. Ottima, ottima, ottima. Comunque, partiamo, 10 secondi. E andiamo con la nuova sigla, sigla. E come dicevo, eccoci qua, questo è il pacco che ci sta aspettando. E appunto, vediamo la trollata del nostro amico. Comunque, il microfono è esattamente questo qui, il microfono USB della Techelx, un microfono professionale, bla bla bla, condensatore, insomma, vedremo, insomma, non
Non ho molta fiducia, sinceramente, però insomma volevo provare perché abbiamo avuto una offerta da Amazon, un'offerta insomma, c'è un microfono di 30 euro che noi però abbiamo pagato molto molto poco. Signori, vi faccio vedere la fattura in diretta, 21,99, insomma ho detto lo proviamo, era un'offerta che non potevamo rifiutare. E quindi adesso andremo appunto a provare questo microfono. Vediamo giusto brevemente che il microfono ha un gain, un reverb, quindi il gain che appunto per aumentare appunto la potenza del microfono, insomma il reverb che non useremo assolutamente. Il volume per l'ascolto in cuffia e appunto diciamo l'uscita o meglio l'ingresso per la cuffia è il pulsante mute. Che potrebbe essere comodo, insomma, saremo a vedere se è un microfono da restituire oppure no, oppure ce lo teniamo, insomma, vedremo, ma lo scopriremo a fra pochissimo, ancora qualche secondo di attesa e lo scopriremo, signori. Eccoci qua sulla postazione dell'unboxing. Eccoci qua, come vediamo, ci siamo spostati fisicamente, siamo qui sulla nostra postazione. Andiamo a fare velocemente questo unboxing. Rompiamo tutto come il nostro stile. Eccolo qui, l'avevo già fatto vedere, ma era sicuramente un modo per farvi già vedere insomma che cosa andavo a unboxare, insomma anche per cercare di capire se ne poteva valere la pena. Insomma il pacco insomma, si presenta insomma, in maniera abbastanza diciamo come dire in qualche modo standard, ma carino il pacco. Ma adesso lo andiamo ad aprire. Abbiamo due piccoli sigilli che possiamo anche levare. Ok, perfetto. Leviamo i sigilli. Eccolo qui. E vediamo appunto una specie di, non dico manuale, insomma, ma più che altro ci sarà un'app, qualcosa, non lo so, pubblicità probabilmente, perché app non credo che abbia senso. Comunque questo qua, 2 anni di garanzia, insomma, vabbè, sicuramente è un'azienda che lavora con accessori per microfoni e che sicuramente, insomma, è abbastanza conosciuta. Oh, fra l'altro non vi ho fatto vedere il sito, però, insomma, diciamo, non è un'azienda che lavora solo con Amazon, quindi insomma mi ha dato un minimo di speranza. Insomma, saremo a vedere. Non so se si apre o no, è solo un fogliettino. Ok, va benissimo anche così. Ok, quindi delle istruzioni. Insomma, insomma, vedremo eventualmente se ci dice qualcosa. Insomma, qua ci dà anche la sensazione un attimino di come diciamo l'onda sonora insomma viene catturata. Insomma, la parte appunto diciamo sensibile, la parte no, quindi non è a 360 gradi, ma insomma in una direzione, quindi è un cardioide, insomma, quindi ci fa vedere un attimo lo schema, insomma la differenza fra un super cardioide, insomma è un cardioide, insomma un cardioide. E quindi insomma niente di che, credo assolutamente. Insomma, ci fa vedere la basetta, insomma i bottoni, insomma, ecco. Io lo andrei anche a testare molto velocemente, insomma, io di istruzioni che
che comunque sono apprezzabili perché solitamente insomma i prodotti cinesi hanno ben poco. Questo addirittura abbiamo un multilanguage, dovrebbe esserci anche l'italiano, spero, ma giusto tanto per dare anche un senso a questo manuale. Sì, troviamo anche, eccolo qui, abbiamo in italiano, signori. Quindi vediamo che appunto è in italiano. Quindi, proprio in virtù che è in italiano, insomma, mi soffermerei giusto un secondo velocemente sulla descrizione. Qua ovviamente ci fa vedere che cosa, diciamo, come insomma, usarlo. Insomma, abbastanza. Io credo che possiamo veramente skippare questa parte. Insomma, poi i parametri, la sensibilità, insomma, ecco, adesso li lascio in favore di. Ma per chi vuole, insomma, magari ecco, approfondire, insomma, le caratteristiche, insomma, magari metterà in pausa il bod e vedrà le caratteristiche appunto del microfono. Ok, quindi vediamo se c'è qualche altra cosa. No, e quindi quello che vi dicevo, appunto, vabbè. Ok, perfetto. È comunque apprezzabile, insomma, il logo carino, insomma, elegante, ci ricorda qualcosa, non so, di vagamente inglese, non so, adesso non ricordo esattamente cosa mi ricorda, però insomma anche il logo carino, insomma, lascia il tempo che trova. Andiamo a concentrarci sul microfono. E quindi abbiamo il microfono con già la basetta, tra l'altro, già la basetta praticamente avvitata, insomma questo è singolare, di solito cioè, arrivano smontati, sinceramente, questo mi stupisce, comunque. Diciamo che l'andremo a provare sulla sua basetta e quindi insomma si presenta abbastanza è abbastanza pesante, cioè per essere su un microfono cinese. Vediamo un attimino, diciamo, i pulsantini sinceramente li vedo molto molto poco resistenti, insomma veramente a differenza del Fifine, diciamo il microfono non stiamo in questo momento stiamo usando un Neuer. Ma il microfono dove facciamo le live, insomma, è un Fifine, c'è abbastanza, diciamo, soddisfatto. Ovviamente, diciamo, non so, non mi aspetto la stessa qualità, però, insomma, per 22 euro, insomma, hai fatto vedere la fattura, ci potrebbe anche stare. Questo è un microfono che dovrei far utilizzare, che non dovrei utilizzare io, però, insomma, sinceramente, volevo provarlo, insomma, quindi ho approfittato di questa offerta. Quindi il microfono, insomma, esteticamente più o meno, insomma, è metallo, insomma, non è plastica, questo mi dà un minimo di conforto. Insomma, ecco, vediamo, ecco, c'è anche la seconda telecamera, quindi, insomma, vi farei vedere anche in una prospettiva un attimo diversa. Quindi, insomma, ecco, vediamo se riusciamo anche a zoomare sui particolari, insomma, più o meno, insomma. Diciamo che credo che comunque la telecamera principale abbia insomma già comunque fatto il suo lavoro, per cui effettivamente insomma, c'è poco da dire dal punto di vista estetico, insomma questo è insomma manca un filtro anti pop-up, teoricamente abbiamo questa parte rossa, non si capisce se è un filtro anti pop-up già inserito all'interno, di solito diciamo sono trasparenti, in questo caso no, quindi ci rimane andare a testarlo, lo testeremo fra qualche secondo. Comunque sicuramente la basetta, diciamo, non la andremo a utilizzare. Cosa importante però da sottolineare che ha praticamente l'ingresso, quindi c'ha il cavo staccabile che è un USB però di tipo di quello là, diciamo un po' vecchio, adesso non ricordo il tipo, comunque è il classico o vecchio, diciamo che sia. Cavo USB, insomma, adesso lo andiamo un po' a stringere, insomma, vediamo se riusciamo a posizionarlo in maniera corretta. Ok, vediamo un attimino. Ok, già, insomma, così già pronto. Voglio dire, non abbiamo manco fatto la fatica, l'abbiamo spostato un po' giusto per regolarlo, ma sinceramente questo è quasi positivo, insomma, saremo a vedere. Adesso verifichiamo un attimo se c'è qualche altra cosa. Ovviamente è finito qui, ma c'è il cavo che dobbiamo un attimo prendere, quindi questo lo spostiamo.
Quindi andiamo velocemente a prendere il cavo. Quindi abbiamo una molla, un fermo, okay, e quindi il cavo. Insomma, non è né corto né lunghissimo, insomma. Diciamo un cavo classico cavo, insomma, eccolo qui, quello che vi dicevo prima. Quindi lo andiamo ad attaccare, spero in maniera corretta, vediamo un attimino, verso, corretto, quindi la parte, esatto, quindi andiamo ad attaccare, ok, molto 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 facile. E adesso, insomma, andiamo a provare sulla nostra postazione gaming, insomma, di sempre, e quindi ancora qualche istante e cominceremo a fare i primi test. Scusatemi, eccoci qua sulla postazione principale. Quindi, come dicevo, andiamo a fare una prova di questo microfono. Scusate, abbiate pazienza, diciamo, abbiamo un po' di camere stasera, veramente stiamo pieni di camere, purtroppo non c'è nessuno alla regia, sto facendo tutto da solo come al solito. Nuovo microfono per la postazione, Francesco, buonasera. No, è in realtà un microfono che abbiamo avuto in offerta, si è perso l'inizio della live. Diciamo, questo microfono praticamente l'abbiamo pagato veramente poco, l'abbiamo pagato praticamente 22-23 euro. Abbiamo qua la fattura, facciamo vedere la fattura, Francesco. Eccola qui, abbiamo pagato un microfono 22 euro a fronte di, adesso in questo momento sta 29 euro. Ok, verifichiamo, insomma, ci piaceva l'estetica, questo non lo useremo noi, insomma, andremo su microfoni un po' più professionali, insomma, adesso stiamo utilizzando in questo momento il microfono Fifine, insomma, vedremo se è un microfono superiore, ma torniamo sul nostro microfono. E quindi, come vi dicevo, eccolo qui signori, vediamo il microfono, insomma, già l'ho fatto vedere prima nell'unboxing, adesso lo andiamo a installare e verifichiamo insieme. Ok, l'abbiamo appena inserito nella porta USB e l'ha già riconosciuto. Quindi andrei sicuramente. Ecco qui. Windows ci sta dicendo che è configurato e pronto per l'uso. Quindi ritorniamo sul nostro computer.
E quindi andiamo a verificare velocemente le impostazioni. Allora, in questo momento il microfono si presenta già acceso. Vediamo insomma se riusciamo a farlo vedere in telecamera. Eccolo qui. Quindi vediamo che ha una bella luce forte blu. Insomma, ecco, vediamo troppo. Ok, in questo caso la luce, diciamo, blu, anche non, magari non si vede correttamente. Ecco, lo allontaniamo un pochettino, favore, insomma, di luce, e quindi come è abbastanza, diciamo, la luce. Poi premendo di nuovo, insomma, si illumina di rosso, quindi insomma, diciamo, non me l'aspettavo. Insomma, è abbastanza, anche questo abbastanza, diciamo, funzionale, insomma, in modo da poter capire se è appunto nel rosso, quindi significa in mute, e poi in blu se il microfono è microfono attivo. Adesso andiamo a verificare però la qualità del microfono. Chiedo un attimo di pazienza perché questo è tutto live, per cui andiamo a installare direttamente in OBS, quindi skippiamo la parte di Windows che poco ci importa, perché dobbiamo capire se appunto la qualità è adeguata per appunto OBS e per l'estrema. Un attimo di pazienza, andiamo a configurare. Poi taglierò questa parte per gli amici di YouTube. Quindi aggiungiamo. Ecco, magari ecco, insomma, vi faccio vedere magari in tempo reale, magari è una cosa che può essere effettivamente utile a tutti. Ecco, vi faccio vedere i miei segreti, i miei OBS, ma questo insomma è giusto per gli addetti ai lavori. Poi lo andremo a testare. Quindi andiamo a vedere se la fonte è corretta. Quindi sicuramente andiamo in impostazioni di OBS. E quindi andiamo ad aggiungere un microfono. In questo caso, vediamo, dovrebbe esserci, eccolo qui, abbiamo il microfono Tecnox USB Microphone, quindi l'ha configurato già correttamente in maniera molto molto veloce. Siamo stati noi un po' lenti perché stavo cercando di capire qual è la telecamera migliore per farvi vedere, insomma alla fine ho scelto di farvi vedere direttamente quella di OBS. Quindi l'abbiamo abilitato. Ok. Quindi in questo momento sicuramente sta funzionando, sentirete un casino. E andiamo a aggiungere nei filtri di OBS, per chi insomma streama, insomma questo è anche un mini tutorial. Andiamo sicuramente innanzitutto lo disattiviamo un secondo, perché sennò giustamente. Ok, non dovreste sentire più casino. Sì. Sì, assolutamente, Francesco. Assolutamente,
Assolutamente sì, la risposta è sì, insomma, dammi un attimo il tempo di fare due calcoli e poi ti aggiorno, come sempre. E comunque, insomma, allora, quindi come vi stavo facendo vedere, dobbiamo aggiungere alcuni plugin, alcuni filtri. Sicuramente la riduzione del rumore è importante. E lasciamo solo per il momento, lasciamo solo questo perché insomma non vogliamo andare a modificare, vogliamo lasciare più o meno di default, insomma, anche per capire la qualità. In questo momento state sentendo sempre il Fi-Fi nel microfono da cui sto parlando in questo momento. Andiamo a sentirlo in cuffia, andiamo nelle proprietà audio avanzate. E quindi andiamo sul appunto il microfono che in questo momento, lui l'ha chiamato appunto, sì vabbè questo perché lo dobbiamo rinominare ovviamente, questo non è un problema, ma comunque in questo momento lui lo chiama dispositivo ausiliare 4 perché è il nome che di default, insomma non l'abbiamo rinominato, ma poco ci importa. Quindi vediamo di monitorare, diciamo, il microfono in modo da poter sentire anche noi la qualità insieme a voi in diretta. Perfetto. E adesso andiamo a switchare sul microfono principale, o meglio sul microfono nuovo. Quindi a breve non mi sentirete più dal Fifine, disabilitiamo il Fifine. Ed eccoci qua, ok, c'è un riverbero esagerato, Madonna, Madonna mia, ok, cerchiamo di regolare i volumi, ok, vediamo che succede, ok, allora, il microfono non sembra malissimo, il problema è che sento un po' in ritardo, ma questo è normale perché l'abbiamo messo in ascolto. Proviamo a vedere se funziona il tasto mute, tra poco, tra 2, 3, 1, non dovreste più sentirmi. Perfetto, non mi stavate sentendo. Ok, allora il volume, ok, vediamo, insomma, abbiamo, insomma, non lo so, non vorrei che fosse difettoso, però aumentiamo un attimo, questo è assolutamente da non usare. Ok, lo abbiamo disattivato. E abbiamo messo al massimo il gain, ma come vedete è un macello, quindi va veramente, però se ci allontaniamo, ma diminuisce anche la qualità. Ok, in questo momento il microfono è al minimo e il volume è abbastanza elevato, insomma la qualità non è paragonabile neanche minimamente al Fifine, però per essere un microfono di 20 euro, insomma, magari 29 euro non li avrei spesi, però insomma non mi sento di dire, cioè, ho sentito di peggio, diciamo così. Ok, in questo momento la musica non viene miscelata, quindi la diminuiamo in maniera molto molto così, ecco qua. E perché ancora non abbiamo configurato niente, però conto di tenere il Fifine come microfono principale e vi dico che insomma ecco, switchiamo velocemente, vi faccio apprezzare la differenza, li mettiamo vicini e quindi andiamo a disattivare questo nuovo microfono e siamo tornati sul microfono Fifine, insomma vedete, insomma la qualità del Fifine è nettamente nettamente superiore.
Insomma, certo, andrebbe configurato. Vi faccio vedere come ho configurato il Fifine. Quindi andiamo nelle proprietà, anzi nei filtri, chiedo scusa. Quindi abbiamo inserito riduzione del rumore, sensibilità all'ingresso, limitatore ed espansore. Ok. Potremmo tranquillamente l'espansore, in effetti non l'abbiamo, quindi abbiamo soltanto abilitato rumore, riduzione dell'ingresso, riduzione del rumore e limitatore. Vediamo se riusciamo a copiarli. Questo qua in effetti già l'abbiamo messo, ci manca solo in effetti il limitatore. Vediamo un attimino. Ok, soglia. No, vabbè, diciamo che vabbè, poco ci importa perché in realtà insomma abbiamo solo limitatore, ma va bene. Quindi diciamo andiamo. L'unica cosa che vorrei, diciamo, vediamo un attimino sui filtri. Ok, andiamo a diciamo cambiare il microfono. Andiamo a cambiare il microfono sul microfono nuovo. Quindi dal Fifine andiamo sul dispositivo ausiliare 4. Ok, adesso la musica non viene più miscelata, allora aumentiamo. E andiamo però questa volta sul nostro microfono nuovo. Eccoci qua. Come vedete, la modifica è stata accettata. Il microfono viene miscelato correttamente con la musica. Ancora le mie voci no, nelle orecchie, diciamo così. E allora il volume sembra non regolarsi correttamente, nel senso che molto alto di default, veramente molto alto. Quindi non lo so, cioè io se lo voglio diminuire, cioè, vedete, lo posso escludere, questo sì, ma comunque il livello minimo è bello elevato, mentre il Fifine, una volta che diminuiamo il gain, a un certo punto cade direttamente, quindi viene escluso quasi. Questo però è un vantaggio se non abbiamo però il pulsante. In questo caso abbiamo anche il pulsante, quindi diciamo è una cosa in più, quindi ha un utilizzo più pratico da questo punto di vista. Inoltre ha la possibilità, come abbiamo visto, praticamente di avere anche il check del sound con le cuffie che andremo a provare. Non ho in questo momento le cuffie sotto mano, ma diciamo poco importa perché voi comunque non riuscireste a capire e da provare, se per vedere se non c'è effettivamente ritardo, sicuramente non ci sarà, però questa è una cosa da provare in cuffia che non è replicabile né su ABS né su appunto su Twitch, però comunque diciamo la prova io a breve insomma concluderei perché sto continuando a parlare. Ma ecco, io certamente non ci devo cantare, però se vi devo dire il suono è un po' metallico, quindi questo non gioca a suo favore, quindi la frequenza viene un po', non dico tagliata, ma esaltata in maniera secondo me non corretta. Poi vediamo, ecco, la sensibilità del microfono, vediamo, lo giriamo per capire anche la tipologia. Ok, proviamo a girarlo, vediamo che dall'altra parte si sente, ma si sente peggio, per cui questa parte qua, diciamo, giustamente ha meno sensibilità. La parte sopra che, diciamo, che lascia il tempo che trova, perché comunque il microfono è da utilizzare da parte davanti, insomma il volume è veramente molto molto alto, lo diminuiamo qui su OBS, possiamo anche spostare questa schermata che ormai non ci serve più e quindi niente, diciamo il microfono
abbastanza, per 20 euro forse vale la pena, però ecco, sinceramente, insomma, se lo trovate, insomma, in offerta, fateci un pensierino. Comunque, rimane un microfono pratico per chi non ha, diciamo, il supporto. Vedremo se eventualmente sul supporto e con un filtro anti pop-up come questo può migliorare. Ecco, lo proviamo a volo, vediamo di inserire un filtro anti pop-up, vediamo se può migliorare, ma sinceramente non mi sembra ancora che sentiamo se il pa-pa-pa-pa-pa-pa, sempre questo metallico, questo sound più metallico. E quindi non vi stavo più sentendo, più che altro Francesco mi sta scrivendo, sì, a parte pochi spettatori, sì, sicuramente il Fifine è migliore, insomma, ecco, il Fifine si può trovare anche a 40 euro, insomma, poi dipende, insomma, vediamo, ecco, una comparativa anche di prezzi, vediamo il Fifine, quello lì, insomma, che di solito sentite nelle mie live. Vedete un attimino, vediamo. Aspettate, posiamo un attimo. Ecco, vediamo che il microfono in questo momento, è abbastanza lontano. Se aumentiamo il volume, diciamo, riusciamo anche da lontano a parlare. Insomma, questo è un vantaggio. Insomma, magari ecco, come microfono d'emergenza, va più che bene. Quindi, insomma, anche se vi cade per terra e si rompe, non sarà una tragedia. E quindi, vediamo il Fifine. Fifine, ok, giustamente. Ok, questo in effetti in questo momento sta allo stesso prezzo. Quindi, allo stesso prezzo, io vi consiglio il Fifine, senza ombra di dubbio, perché però sta ancora in offerta, perché dovrebbe stare 36,99, insomma. Il prezzo in questo momento è comunque buono. Vediamo che quello versione viola, che sembra qua rosa, ma è comunque diciamo più o meno violaceo, sta di più. Insomma, ovviamente io consiglio di spendere, insomma, di andare sul nero, che sta anche un po' di meno. E quindi, insomma, poi ci sono altri microfoni che sicuramente sono alla nostra attenzione, ecco, in virtù del fatto che Francesco si è collegato e quindi, insomma, magari potrebbe apprezzare. Quindi, se andiamo nella nostra lista degli acquisti, o meglio, sì, insomma, sì, ok, dovrebbe stare qui, eccolo qui. Vediamo se lo troviamo. Insomma, uno dei papabili un po' migliori è l'HyperX. L'HyperX ci consente di tutta una serie di impostazioni, quindi stereo, vabbè, ma che poco ci importa, ma che per chi magari deve fare un utilizzo particolare, insomma, chi suona, chi insomma deve implementare, insomma, i suoni da più direzioni, ma insomma, per chi fa streaming assolutamente non ha alcun senso. Poi omnidirezionale, versione cardioide, come diciamo anche il Fifine o questo qui, e poi bidirezionale. Quindi sicuramente va usato così, esattamente come si fa vedere la figura, che ci suggerisce l'utilizzo più comune, insomma, per anche chi streama, comunque chi sta davanti a una camera. Quindi questo qua sicuramente è un utilizzo, insomma, ottimale. Poi bidirezionale, se ad esempio mettiamo il microfono in mezzo e abbiamo due persone che parlano come tipo radio, quindi una scrivania. Attenzione, abbiamo fatto danni. Non abbiamo sistemato bene, però insomma, vabbè, sta qui. Non è successo niente, a parte un macello di sound. E comunque, se lo mettete in mezzo ad una scrivania, giustamente avete il microfono in mezzo e i due interlocutori che possono parlare in maniera, insomma, uno di fronte all'altro. Quindi un utilizzo radio o comunque anche stream di Twitch, insomma, per chi ha questa possibilità di avere uno studio, diciamo, con questa configurazione. E poi il gain, che sta qui sotto. Inoltre, diciamo, questo adesso abbiamo una simulazione del microfono, vediamo con la sua basetta, molto molto paga,
E poi la luce, questa qua, la parte rossa che in realtà si illumina e quando premiamo il pulsante, questo qui sopra, si spegne, quindi spegne la luce e si spegne anche il microfono. Insomma, però è ovviamente un costo molto più elevato rispetto a questo qui. Vabbè, sicuramente, infatti, Francesco, ti confermo che effettivamente dall'impressione credo che sì, però io ho visto vari sound check, diciamo così, non mi ha particolarmente emozionato. Posso dire che insomma alcuni microfoni come adesso facciamo una correlata, se diamo anche un senso di diciamo, come dire, di scelta eventuale. Vediamo se non facciamo danni, abbiamo fili dappertutto in questo momento, non li vedete, ma per fortuna nostra. E quindi, ad esempio, vorrei un attimo togliere, vorrei, scusate, abbiate pazienza, continuiamo la live con questo microfono perché ha senso, perché, però vorrei levare la mia voce perché sto impazzendo, abbiate pazienza, vi faccio vedere in tempo reale i segreti del mio... La mia configuration, anche okay, andiamo a configurarlo. Ecco, microfono, dispositivo ausiliario. L'abbiamo in cuffia, lo disattiviamo, per cui non ci esplode più il cervello perché non abbiamo più il ritorno della nostra voce, però spero che mi sentiate. Comunque, dai volumi vedo che mi state sentendo. E quindi vi stavo dicendo, insomma, se noi, ecco, banalmente ci facciamo un giro su, vi dico, insomma, quelli che già conosco, almeno non li ho testati, ma che consiglio al momento. Ok, diciamo, tranne microfoni, insomma, sicuramente il Blue Yeti è molto, molto, diciamo, consigliabile l'acquisto. Vediamo che anche il nero, il blu, insomma, il grigio stanno sempre 139 euro. Poi abbiamo il Neewer che, vedete, insomma, sta veramente pochissimo. Addirittura, diciamo, già c'è un c'è lo shock mount e shock mount come si può chiamare, quello, insomma, il ragno, volgarmente chiamato ragno, e poi diciamo il filtro di pop-up, il cavo, insomma, quindi diciamo addirittura lo vendono molto spesso. Questo lo consiglio perché l'ho usato per qualche anno, anche prima di fare streaming, ma insomma, per essere un microfono cinese, insomma, comunque è molto molto economico questo qui, insomma, è abbastanza buono, stranamente, diciamo. E il prezzo è ridicolo, e infatti questo non, diciamo, il prezzo più o meno suo lo potete trovare anche per 8 euro, ma veramente prezzo ridicolo, la qualità anche superiore a questo qua che state sentendo. Ovviamente, cioè, avete bisogno però di un amplificatore Phantom che va a aumentare il gain, altrimenti avrete un gain, diciamo, quindi un'amplificazione molto ridotta, poi dipende dalla scheda audio che avete. Io comunque ho una Sound Blaster FX. Ma al di là di questo, comunque avrete veramente un gain ridotto e dovrete parlare da vicino, certamente. Però, insomma, la qualità, insomma, come l'avete sentita all'inizio della live, insomma, non è proprio schifosa. Ovviamente sono sempre microfoni economici. All'inizio va benissimo. Questo non lo conosco, sinceramente. Insomma, vi farei una carrellata molto veloce. Abbiamo i microfoni che diciamo, non dico conosco, ma abbastanza famosi e che ho avuto modo di sentire in cuffia i testing. No, ce ne sono veramente tanti. Io andrei magari a condensatore, magari mettiamo direttamente quelli USB, ad esempio, modo per chi non vuole comprare un amplificatore Phantom. Magari li ordiniamo per prezzo, andiamo dal prezzo crescente, quindi decrescente anzi, prezzi un po' assurdi, non si capisce, magari scegliamo solo quelli di Amazon,
Ecco, quindi andiamo a vedere, insomma, i microfoni, il Rode come marca, insomma, scendiamo e insomma vediamo che attualmente in realtà non ce ne sono molti, abbiamo carenza di microfoni, signori, questo non me l'aspettavo. Abbiamo quelli che venduti direttamente da Amazon e quelli USB, quindi andiamo a vedere solo esclusivamente quelli USB che sono plug and play per chi diciamo magari, ecco, non ha una scheda audio insomma performante o magari una scheda audio professionale per chi diciamo vuole streamare. Ci sono schede audio che permettono, quindi schede audio appunto Phantom, poi amplificatori Phantom più che altro. Quindi abbiamo il Rode, insomma il Blue Yeti che viene venduto in tutte le forme, insomma, quindi sicuramente è ovvio che è anche molto venduto, dato che insomma il prezzo più o meno abbastanza abbordabile rispetto alla qualità. Blue Yeti non mi piace esteticamente, però devo ammettere che probabilmente anche superiore alla VX. La VX sicuramente è molto faico, però da considerare. Poi c'è anche questo Blue Snowball, ho visto molte prove di questo Blue Snowball, assolutamente un buon microfono, anche se la forma è molto particolare, insomma se la gioca con Blue Yeti e con la VX, forse anche per assurdo leggermente anche esso superiore alla VX. La VX insomma c'ha questa parte estetica, diciamo, che forse insomma cerca di superare, insomma far superare diciamo la voglia insomma degli altri, ma attualmente diciamo, infatti per questo ancora non l'ho preso, insomma devo sto aspettando insomma di capire un attimino, ma comunque col Fifine io mi sto trovando benissimo sinceramente. E poi abbiamo l'audio tecnica diciamo è abbastanza similare alla Fifine, inferiore al Blue Yeti, quindi se la gioco col Fifine, ovviamente il Fifine stiamo parlando di 30 euro, questo 108, per cui ovviamente la scelta quasi obbligata sul Fifine. Questo una sinceramente mai sentito, io lo eviterei sinceramente, però insomma, magari è un buon prodotto. Questo qua anche l'ho sentito, non ho avuto modo di vedere molte prove, però insomma è comunque un buon microfono. Andiamo velocemente a vedere altri microfoni che io vi consiglio. Quindi sicuramente insomma diciamo una Amazon Basic, però anche no. Andiamo, niente da signori, purtroppo vediamo che i microfoni attualmente latitano, quindi mi sembra un po' strana questa situazione, però su Amazon sicuramente noi usiamo Amazon, Twitch di Amazon insomma, quindi però potremmo andare anche sulle price. Io sinceramente non per fare il tipo a Twitch o Amazon o quello che sia, ma io Amazon, signori, mi trovo bene. Quando ho avuto problemi mi hanno fatto subito resi in 24 ore, insomma a volte veramente meno di 24 ore, insomma per me sono imbattibili, diciamo. Poi i prezzi, questo ve lo devo dire, non sono sempre concorrenziali, insomma sui prezzi a volte ho trovato prezzi un po' migliori, specialmente sui monitor e sui elettrodomestici, su amplificatori eccetera eccetera, ma su questi tipi di accessori diciamo di solito, e poi calcolando che avete il reso entro 30 giorni, insomma se non vi piace, se cambiate idea, potete sempre renderlo la maggior parte delle volte, specialmente se è stato venduto e spedito da Amazon, ma comunque anche nel caso fosse soltanto stato spedito da Amazon ma venduto da un venditore esterno, comunque avete sempre 30 giorni, quindi le politiche di reso insomma sono sul sito, quindi andate a vedere, ma di solito Amazon lo conosco ormai tutti. Quindi insomma sto la scoperta dell'acqua calda, ma insomma lo vorrei dire per chi magari è poco pratico di Amazon, e sicuramente insomma vediamo, ma io sto cercando di capire insomma di là dei risultati, 400 risultati che è un po' troppo, magari insomma cerchiamo di capire quelli che hanno al di là che non sono venduti da Amazon ma che hanno la spedizione Prime, insomma in modo da avvantaggiare anche chi è Prime. Abbiamo quelli suggeriti, insomma, più o meno mi sembrano sempre gli stessi, quindi purtroppo diciamo, la scelta è abbastanza limitata. Mi sembra strano che non ci suggerisce il Fifine, insomma, vediamo magari, andiamo per un prezzo sempre decrescente, anzi crescente, chiedo scuse, no, decrescente in realtà va bene, giusto così,
Allora, io sicuramente, insomma, il Rode, se c'è, è, diciamo, un buon prodotto. Vediamo il blu Yeti, insomma. Però, ecco. Sto cercando di vedere se attualmente, perché insomma, al di là vi potrei consigliare dei microfoni che però al momento non sono in vendita, per cui lascerebbe il tempo che trova, sinceramente. Quindi mi sto tenendo a quello che attualmente abbiamo su Amazon, il che insomma, rispetto ai canoni, insomma, mi sembra un po' più povera. Diciamo, non so se la pandemia ha contribuito anche a questo problema. Abbiamo molti microfoni cinesi. Il Tonor pure, per esempio, l'ho sentito. Sinceramente, il Tonor è completamente di plastica. Io lo sconsiglio, perché comunque la plastica, insomma, non si presta bene al microfono. Voglio dire, abbiamo il Neuer che è tutto di ferro. Anche questo qua è completamente tutto di ferro. Infatti, ve l'ho detto, è bello, bello pesante. E, insomma, la qualità non è eccelsa. E quindi, insomma, secondo me a quel punto lì, vabbè, è meglio questo qua che abbiamo in questo momento. Però forse il Tonor è leggermente superiore come qualità, sinceramente, dalle prove. Però dovrei sentirlo, insomma, da vicino, quindi per essere sicuro vi posso dire quelli che sicuramente sono superiori. Comunque vediamo, ma mi sembra che, insomma, stiamo andando su prezzi abbastanza troppo inferiori, per cui insomma questi qua li lascerei assolutamente perdere, insomma, anche se più o meno sempre 30 euro. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Vediamoci cercato. Per esempio, ho visto un po' di tempo fa il microfono della Razor. Vediamo, Razer, chiedo scusa, lì mi sto confondendo con i nomi. Ok, questo qui, il Razer Siren Emote, praticamente è un microfono, diciamo, che non è altissima qualità, non costa più dello Yeti, ma non vale come il Blue Yeti, assolutamente. Il vantaggio è che abbiamo praticamente un'app, e quindi la possibilità, attraverso l'app che si collega poi direttamente a Twitch, di creare le nostre icone personalizzate. E in tempo reale, insomma, se ci mettete sì, like a noi streamer, e noi streamer usiamo o comunque una sub, o comunque non lo so, insomma, una reaction, qualcosa, una emoticon di qualsiasi tipo, e noi l'abbiamo configurato correttamente. Quindi, per chi o chi eventualmente streama, ovviamente. Quindi, come vedete dall'anteprima, insomma, qui che abbiamo l'anteprima della chat The King, e poi associato a questa parola, abbiamo associato appunto questa immagine, magari che è in preset della corona. Quindi, in tempo reale, diciamo. Qua in questo caso il cuore, quindi insomma è carino, carino. Quindi questo, diciamo, interessante anche da un punto di vista di per chi fa streamer. Diversamente, insomma, lasciate perdere, perché con 141 euro potete comprare di meglio. Però insomma, è una future che una future che future come si dice, che può essere interessante, insomma. Sicuramente il Rode, come marca, sicuramente io mi consiglio questo qua, quello là è wireless, che usano molti streamer. Questo, diciamo, lo vorrei prendere anche per gli unboxing, o comunque per le live, diciamo, che siano un po' più in movimento. Quindi sicuramente, però è, insomma, abbastanza costoso, diciamo, rispetto agli altri. E vediamo se abbiamo qualche altro microfono, diciamo, famoso. Ecco, eccolo qua, lo Shure. Vediamo lo Shure, diciamo, è il top. Se volete il meglio del meglio del meglio, andate sullo Shure. Sicuramente, insomma, io credo che prima o poi, insomma, quando cominceremo, insomma, a un livello un po' più alto, anche come
come follower, sperando che insomma i contenuti che stiamo facendo insomma siano gradevoli, insomma conto magari di prenderlo. E chi può permetterselo, comunque insomma chi vuole investire un po' di più, io consiglio Sure, che praticamente dovrebbe essere per lo streamer, per gli streamer dovrebbe essere il top. Quindi Sure sicuramente Road, ma ha molto meglio lo Shure. Lo Shure è praticamente fantastico. Vediamo se abbiamo qualche altro consiglio in merito. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Questo qui, diciamo, è un Rode PodMic consigliato per esempio da streamer molto famosi anche come Alpha Gaming. Adesso Alpha Gaming è passato da Twitch a YouTube per sua scelta, ma comunque insomma non so se è ancora attivo su Twitch, spero di sì. Comunque lui, diciamo, l'ha fatto vedere più volte il Rode, però questo qua è un microfono dinamico, attenzione, è di tipo diverso, quindi diciamo, sinceramente, la voce è un po' meno calda, è anche come qualità di sound è diverso. Quindi, sicuramente, più che sentire le mie parole, dovreste sentire dei test fatti con un dinamico. E io al momento non ho alcun dinamico a casa, però i microfoni dinamici sono quelli usati per chi canta, per chi ovviamente fa una tipologia diversa di utilizzo, però diciamo poi dipende anche dal tipo di voce che voi avete. Io credo per la mia timbrica, che è un po' squillante, come timbrica di voce, vada bene sicuramente uno cardioide. Diversamente, insomma, se avete una voce un po' più profonda, un dinamico va assolutamente bene. E la valier, sì, vabbè, la valier, diciamo, richiede un attimo anche una pulizia di sistema, perché il lavalier, diciamo, deve avere comunque un wireless, perché altrimenti ti ritrovi ad avere il clippettino col filo, diciamo, che ti finisce nell'infinito, per cui nel senso che devi avere poi, lo devi attaccare fisicamente a un trasmittente wireless. In questo caso però io sconsiglio di prendere microfoni wireless che non siano Rode. Quindi io, sinceramente, per chi fa un uso, l'abbiamo già visto prima. Quindi se vediamo un attimino microfoni wireless, vi faccio subito capire, anche perché insomma io in passato ho visto veramente molti molti test, quindi diciamo, però è ovvio che io le cose le voglio testare. Infatti stiamo testando questo microfono molto economico, insomma vedremo il risultato. Ahimè, non è eccellente come il Fifine, ma insomma non mi sento di dire che proprio è da buttare via. Il Rode sicuramente è il microfono wireless per eccellenza, e quindi anche come facilità di utilizzo. Il Lavalier, diciamo, hanno altri tipi di utilizzo, sicuramente per chi, diciamo, sta davanti a una telecamera possono essere utili, però il Lavalier, come insomma, ecco, adesso facciamo una panoramica, vediamo. Il lavalier, diciamo, praticamente con il cavo, diciamo, se lo attacchiamo a una fonte che sta vicino va bene, ma altrimenti insomma diventa veramente complicato poi spostarsi fisicamente con il cavo. Capite che c'è bisogno, insomma, chi sta davanti a una telecamera utilizza comunque magari un lavalier, però attaccato poi a un trasmettitore wireless. I trasmettitori wireless buoni, per non prendere delle interferenze che poi causano poi dei disturbi dei segnali audio. Il trasmettitore è, diciamo ricevitore, ma in questo caso è trasmettitore, perché trasmette la nostra voce, il pulso del microfono, quindi il trasmettitore deve essere assolutamente, diciamo, di alta qualità, per dare la possibilità che il segnale non venga poi, diciamo, ad accavallarsi con eventuali fonti e quindi poi disturbi e quant'altro. Quindi purtroppo c'è questo problema, ma se lo usate con un cellulare ad esempio, quindi è assolutamente consigliabile un lavalier, come ci ha suggerito Francesco.
Quindi vediamo, ecco, magari diciamo velocemente, sperando di non fare danni, vediamo senza andare a metterlo in play, vediamo ad esempio i microfoni consigliati da molti streamer. Hello Pablo, tonight we are going to testing my new mic. Ma is the mic we are testing right now. It's a cheaper one, 20 euro, not so much. But we are going to use the Fifine. E quindi vi stavo dicendo, insomma, torniamo un attimo in italiano anche perché sennò diventa complicato. Diciamo sicuramente il Blue Yeti che vedete, insomma, è sicuramente sempre diciamo un microfono abbastanza blasonato, insomma, la marca blasonata, insomma, il Blue Yeti. Qui abbiamo anche il Fifine, vedete, insomma, quindi è nella top 5, top 10, quindi il Fifine sicuramente il meglio che potete trovare a quel prezzo, non c'è storia, vi dico che non c'è storia, credetemi, insomma, sulla parola, però altrimenti vedrete altri streamer, diciamo, più importanti di me, però insomma vi posso assicurare, ecco, io non ho paura della concorrenza, va bene, stiamo facendo pubblicità gratuita ad altri streamer, ma va bene così perché insomma vi posso assicurare che i test che io faccio sono affidabili, proprio perché io mi affido non solo, diciamo, la mia esperienza, ma insomma vado anche a valutare l'esperienza di altri streamer che comunque evidentemente hanno avuto anche più testing, hanno fatto più testing di me, ma va bene, insomma. Quindi il newer sicuramente, qua abbiamo, c'è scritto 7000, a me non risulta, in realtà è 700, il nostro diciamo collega ha sbagliato, diciamo ha editato male la descrizione, ce l'abbiamo, insomma dovrebbe essere il 700, e qua continua a scrivere 7000, non lo so, forse hanno cambiato dicitura, che vedevo di comunque. Poi adesso andiamo a vedere anche i newer su appunto su Amazon, così verifichiamo se hanno cambiato la dicitura. E quindi abbiamo più o meno sempre gli stessi, vedete, insomma, quelli che abbiamo visto già prima, insomma, con qualche differenza, quindi sono sempre il Blue Yeti, eccetera, eccetera. Quindi purtroppo, diciamo, in questo c'è un po' un piattume come qualità, però, insomma, ogni tanto esce qualcosa di nuovo e noi, insomma, saremo comunque pronti e, insomma, e reattivi nelle varie prove. Però, insomma, vi posso assicurare che i microfoni... poi c'è anche Audio Tecnica da considerare, come vi avevo detto, vi avevo parlato appunto prima del microfono, diciamo della appunto, aiutatemi un attimino qui, della l'abbiamo visto prima, quindi microfono vi faccio vedere velocemente appunto della Rode, quindi comunque il modello non ricordo purtroppo il modello, ma comunque era questo qua è il microfono della Rode, comunque insomma non c'è la dicitura, però comunque fidatevi, questo qua della Rode è direzionale, abbiamo detto, dinamico, un microfono dinamico, quindi insomma vedete lo Shure, insomma vince a mani basse, vi posso dire che lo Shure è praticamente il top of the top, come per la sua fascia di prezzo, poi ovviamente stiamo parlando di streamer, non stiamo parlando di cantanti, per utilizzo diciamo semi professionistico, diciamo così, è il newer. Quindi io sicuramente ho questi due nelle mie postazioni, nella postazione di sinistra abbiamo il newer, questo qua è 7000, effettivamente 7000, va bene così. E quindi, vabbè, insomma, evidentemente c'è stato un aggiornamento, vabbè, comunque più o meno sono abbastanza similari. Vediamo su Amazon i microfoni anche della newer. Comunque vedete lo Shure, sono sempre gli stessi, veramente imbarazzante perché sono 10 microfoni e sono sempre quelli là, insomma più o meno consigliati, ma penso che state apprezzando dalle figure, insomma credo che si capisce, spero. Blue Yeti ha una forma unica, insomma poi
è sicuramente, diciamo, ormai uno standard, però l'HyperX sta cercando di, appunto, come dire, di rompere le scatole, quindi al mercato, e quindi l'HyperX sicuramente credo che, insomma, potrebbe essere una scelta valida. Quindi, insomma, vediamo, insomma, stiamo vedendo un po' di microfoni vari, insomma, un po' di prove, insomma, eventualmente, insomma, io vi consiglio, insomma, di verificare, insomma, i streamer che fanno dei test lunghi come il mio, perché in questo momento, vi ripeto, stiamo usando il nuovo microfono, questo qua che abbiamo unboxato, per cui, insomma, vedremo poi anche il risultato finale, però, insomma, vi ripeto, la voce è un po' metallica, quindi insomma, un peccato perché pensavo fosse un po' meglio, però insomma, vista la fascia di prezzo che dovrebbe stare intorno ai 30 euro, questo, il FiFine sta a 30 euro, ma vabbè, diciamo, FiFine è quasi un miracolo, sinceramente, questo, ecco, l'ha messo il filtro di pop-up come l'ho messo io, il T669, comunque vediamo, insomma. Veramente, sono più o meno sempre gli stessi, quindi signori, io penso di essere stato esaustivo, credo, questa piccola prova di questo microfono che stiamo testando in questo momento. Quindi, insomma, volevo farvi vedere, ecco, della newer, quelli economici, perché insomma, giustamente, non insomma, abbiamo visto che l'abbiamo pagato 22 euro, veramente pochissimo. Quindi il microfono della Neuer, insomma, io me lo consiglio fino a un certo punto, siamo sicuramente per cominciare. Vediamo, appunto, come vi dicevo, il NV800 e non 8000, poi c'era il 7000, ma in realtà io ho comprato che era il 700, quindi che vedevo di, insomma, avete visto, non vi dico palle, insomma. Non vi dico bugie, è la sigla NV700, che poi in Inghilterra lo chiamano 7000, non vi so di perché, assolutamente. Vediamo, continuiamo a vedere 700, ok? E invece lo streamer aveva il 7000, che è lo stesso. Perché? Non vi so di. Evidentemente per il mercato inglese, quello è uno streamer inglese, per il mercato inglese la Newer l'ha rinominato 7000. Va bene, ci sta, però che sia 7000 o in Europa, nello specifico in Italia, 700, comunque il Neuer è sicuramente un microfono ottimo che costa assolutamente nulla, quindi però che dovrebbe richiedere un amplificatore dell'alimentazione Phantom, e quindi insomma, eventualmente, insomma, sui 40 euro magari compratevi un FiFine che andate sicuramente meglio. Però diciamo, il condensatore vi dà anche un microfono a condensatore, vi dà anche una timbrica forse superiore per certi aspetti, quindi da valutare, insomma, da valutare sicuramente. Quindi ragazzi, insomma, credo, insomma, per questo unboxing, per questo test, insomma, è abbastanza. Ah, nice pics of Praga, Davide. Yes, there are pics about 20 years ago. 20, 15, I don't remember, but I want to share to my follower, so thank you so much. Ok, ragazzi, insomma, io vi consiglio sicuramente il Neuer, vi consiglio il FiFine, che sono i microfoni che attualmente ho in uso. Questo, insomma, se lo trovate a 23-24 euro ve lo consiglio, a 30 no, a 30 andate direttamente sul FiFine, e vediamo insomma il FiFine che attualmente, insomma, ripeto, sta abbastanza poco, ma non pochissimo, insomma, dipende, insomma, dai punti di vista, secondo me ci vale. È un po', diciamo, un po' cheap dal punto di vista dei comandi, perché ha solo il comando del gain, non ha un. Questo, diciamo, c'è il pulsante esclusione. Vedete che se in questo momento l'uso è che non mi sentivate, ovviamente, e quindi ha il pulsante di esclusione, insomma, però i tasti sono molto molto poco rigidi, quindi è difficile anche regolare. Diciamo, l'icio è inutile, sinceramente, l'ho disattivato, quindi diciamo
diciamo che sinceramente, insomma, è anche carino, esteticamente carino, insomma, si può anche teoricamente, diciamo, adesso vi faccio un attimo, vi vedere, insomma, l'estetica di questo microfono, insomma, credo che abbiamo la carrellata, insomma, è abbastanza terminata, insomma, i microfoni più o meno sono quelli che vi ho consigliato al momento. C'è anche questo Marantz, però sinceramente 57 euro, non so, bisognerebbe provarlo, che insomma questo mi ha molto incuriosito, questo Marantz, perché Marantz, insomma, se mi sbaglio, insomma, Francesco, o insomma Pablo, if you remember the brand Marantz, I remember Marantz made Ampli, I don't know, Marantz is a famous brand, I don't know, e quindi niente, quindi, Samsung pure è abbastanza Samsung, questo qui andava molto di moda qualche anno fa, me sicuramente non mi piace, mi sembra, con rispetto parlando, una supposta, abbiate pazienza. Poi c'è questo Samsung invece che è carino, insomma. Ma microfoni a condensatore ne abbiamo lì questo Ansinna. Io insomma l'ho sentito in testing, più o meno come questo qui, diciamo, è paragonabile a questo, per cui insomma valutate voi, insomma 24-5 euro, insomma, più o meno quanto qui, quindi in effetti si potrebbe dire che è la fotocopia. Adesso ve lo mostrerò in camera in maniera più ingrandita, ed eccolo qua, il nostro Tekels. Quindi che se la gioca con gli altri, insomma, sicuramente il newer è veramente stata una sciocchezza. Se volete spendere nulla e volete un microfono abbastanza decente, insomma, se avete comunque una scheda audio buona, insomma, fate un tentativo. Al limite, se il volume è troppo basso, comprate un amplificatore Phantom e comunque avrete un buon microfono. Insomma, adesso passiamo sull'altra postazione, dove appunto c'è il newer, e così vi farò sentire anche la differenza, e ci salutiamo. Eccoci qua, volevo allora innanzitutto, insomma, mostrarlo in camera, insomma, esteticamente, adesso non mi sentirete più, ok, esteticamente, insomma, è abbastanza carino, pulsante dell'esclusione, insomma, il pulsante del monitoring, diciamo, per 20 euro penso che ne valga abbastanza la pena, insomma, io comunque preferisco questo qui, insomma, adesso, diciamo, andremo a rimettere a posto, insomma, abbiamo il suo fitto anti pop-up, questo qui purtroppo non esce, questo qua è un po' un macello, trovare questo qui, insomma, dovete trovarlo su internet, insomma, non tutti lo vendono, però è essenziale perché vi salva la vita, che il filtro è un vero filtro anti pop-up, però diciamo che vi permette di non avere, diciamo, una specie di come dire, filtro, diciamo, antipatico che bisogna mettere davanti, quindi io preferisco questo qua. Cioè, ho fatto una serie di test, vi posso dire che questo qua, se lo trovate in una buona spugna, è eccezionale. Adesso in questo momento però sta lavorando il microfono nuovo. Pretty expensive? No, not so much, 20 euro, not so much expensive, I think. But there are a lot of Microsoft microphone less expensive like this, but I don't think it's a good choice. The best choice is for now, the best buy is the Fifine. This is it. I show one more time. I want to show you the mic, the best mic for me. This is it, the Fifine. This so I buy on 16 marzo 16
Quindi insomma vi voglio dire insomma che assolutamente assolutamente è un microfono eccezionale, e quindi anche la qualità insomma poi ve lo dimostrerà rispetto agli altri. È molto molto sensibile, basta metterlo al minimo, ma anche questo qui basta metterlo al minimo, ma la qualità è assolutamente assolutamente diversa. Quindi insomma ecco, dalla mia postazione e il mio nuovo microfono, che insomma in realtà è un regalo per mio figlio, insomma vediamo insomma se preferisce questo o magari il Fifine, comunque vedremo insomma eventualmente se lo utilizzerà o se lo venderemo ad Amazon. Insomma in questi giorni andrà testato anche per verificare insomma la qualità in fase di editing del microfono stesso. Quindi per il momento vi saluto, ma insomma a breve insomma, ci faremo una partita, credo, a MotoGP probabilmente. Questo solo perché ci permetterà di velocemente di continuare la carriera. Siamo arrivati, se non mi sbaglio, al settimo episodio, mi sembra di sì. Comunque adesso vado a controllare. Quindi per chi insomma vuole aspettarci insomma il tempo di fare una piccola pausa e continueremo con MotoGP 2021. Stay tuned ormai game over with my channel. E quindi stay tuned, a breve ripartiremo con appunto thank you. Ah, ok. Mi sono perso qualche riga di chat. Stai giocando a Days Gone? Io l'ho finito, sinceramente è un grande gioco. Ricordo insomma che Days Gone andrebbe a uscire insomma a maggio, non mi ricordo che la data, e quindi insomma comunque fra pochissimo dovrebbe uscire su PC. Quindi per i fortunati di un PC diciamo performante, credo che sarà un buon modo. Bisogna vedere il porting, però, perché ahimè, se il porting va come appunto altri giochi che insomma vorrei ricordare che ci sono stati giochi dove il porting è stato disastroso. Ok, era gratuito. Ah, mi fa piacere. Insomma, io Plus sinceramente forse non l'ho mai pagato. Non sono fan del Plus, per me non si deve pagare il Plus, però insomma il gioco gratuito è un ottimo incentivo. Quindi, come darti torto, insomma, hai fatto una buona scelta. Quindi, ragazzi, vi saluto e ci vediamo fra pochissimo. Rimanete sintonizzati sul mio canale. Diciamo, verificheremo questo microfono se ne valsa la pena. Quindi, ok, a dopo ragazzi, e per il momento è tutto e andiamo con la sigla.